Forse è ora di sistemare tutto, non credi? E come si fa, Federico? Lo sai? Sì. Guarda, Federico! Ha fatto i fiori! Flor, cosa vuol dire questo? Spiegami. No. No cosa? Questo significa che le mie fatine hanno esagerato. Ecco perché insistono su qualcosa che non può essere, che li prende. Cos'è che non può essere, Flor? Non può essere che tu non ti sia accorto che quei fiori erano lì da prima. No, non dire assurdità. Io sono passato questa mattina e quei fiori non c'erano. Sì, no. Che c'erano. No, no, aspetta. È una magia. Noi ci siamo baciati e l'albero è fiorito, capisci? Dici? Dai, andiamo. Hai la barba. Non puoi credere a queste stupidaggini. Non venire a dirmi questo proprio tu che credi nelle fatine. Ma tu no, ma... non capisci che tra noi non può esserci niente. E tu non riesci a capire che quello che noi più desideriamo nella vita. Beh, a volte vorremmo perché? Mangiare quello con patate e invece ci sono i fagioli. Quindi dobbiamo mangiare quelli, punto e basta. Che succede se quello che più si desidera al mondo è mangiarsi un pollo al forno e mordere una letta tenera? Stai paragonando ad una gallina, per smettila, favore, Federico! Flor, io muoio! Non sono mica un pollo! Muoio senza di te, per favore! Senti, tu hai già il tuo fagiolo, tu hai già Delfina, smettila! Delfina dovrà aspettare. Possiamo parlarne dopo. Dopo? Di che? Dopo questo. Smettila, tu non mi tratti così, senti, chiaro? Senti, io ti tratto come voglio, perché sono stufo. Vai, vieni, ti devo pregare in ginocchio e adesso mi vuoi lasciare così come se niente fosse. Basta, sono smettila, stufo, sono stufo. Smettila, il problema non sei tu, Nicholas, sono io. Non voglio stare con nessuno, è questo. Ti voglio bene. Ti voglio bene, io ti amo, Paloma. Come faccio a spiegarti che ti amo, capisci? Ho io capito. Ti amo. Ma io no. Io no. Scordati di me, Nicholas. È così. Va bene. Allora chiudiamo definitivamente. Certo. Non chiamarmi al telefono mai più, basta. Se ci vediamo per strada non mi salutare e ovviamente non comparire mai più a casa mia, mai più. Non puoi proibirmi di entrare in casa tua. Paloma, perché dovresti venirci se non è per cercare me, eh? Basta, Federico, perché, non perché, possiamo. Perché Delfina sta male per Delfina questo? Delfina ora sta molto meglio, potrà sopportarlo. Ma io no, scusa, in che razza di scarafaggio traditore vuoi che mi trasformi? Florenzi, l'unica cosa che non possiamo tradire sono i nostri sentimenti. Tutto il resto è secondario. Tutto il resto è secondario, mi prendi in giro. Non possiamo giocare con le persone come fossero marionette. Sto trattando Ariel da schifo. Un giorno gli dico di sì, un giorno di no. Sembro quasi te. Flor, leggimi la labbra. Sto dicendo di sì. Ora mi dici di sì, tra poco mi direi di no. E stasera che non lo sai, non possiamo continuare così. Tu devi stare con... Io devo stare con... Tu devi stare con Delfina e io con un altro. Ti prego. Basta, non prendermi in giro, non è giusto. Non puoi stare con me. Beh, ancora non capisco perché. Perché vuoi venire a casa mia? Perché? Per lavorare, te l'ho già detto, Nicholas. Beh, se è per le lezioni a Roberta, lei dice che con te non impara niente, quindi scordati del lavoro, basta. Lo so. Basta. Lo so che con me non impara niente, però... Però cosa? Parlando con Delfina... Sì? Lei mi ha offerto un lavoro, mi ha chiesto se... se volevo aiutarla in alcune cose. Non puoi lasciarmi senza lavoro ora, Nicholas. Non provare a dare la colpa a me se resti senza lavoro. Io mi devo tutelare, io non ti posso vedere qui, mi farebbe male, troppo. Non lo so, io... ci penserò, la vedo difficile, ma ci penserò. Ora vattene, te lo chiedo per favore. Pensaci. Sì. Adesso vattene. Cosa c'è? Avete litigato? Che ti importa? Che mi importa? Mi importa, Nico, mi importa, anche se non ci credi, mi interessa, sei mio fratello. Smettila, dai, vieni qui, non posso litigare con te. E anch'io. Mi racconti che c'è, dai. Siediti. Abbiamo litigato, abbiamo rotto per sempre. È finita, è finita. Ti dirò la verità, è molto meglio così. Se è molto meglio, perché mi sento così male? Ehi,
Ho la soluzione. Ehi, basta, non piangere più, ho la soluzione. Sai cosa faremo? Chiamerò delle amiche. No, ragazze, no, perché finisce come sempre. Stanno solo con te e io reggo il bocco. Non è per combinare un incontro. No, per favore, beviamo solo qualcosa, calmati. Beviamo qualcosa e facciamo due chiacchiere, nient'altro. Questo? Ah, certo, mi lasciate solo come sempre. Smettetela di fare gli scemi, che domani c'è lo spettacolo. Avanti, aiutatemi. Ma l'esame è più importante dello spettacolo. Ah, sì, certo. Ma in fondo perché impegnarsi tanto, se le nostre madri non verranno? Poi non mi va più di studiare, tanto non capisco niente. Invece devi finire, non ti manca molto. Io sono stufa, Ramiro, tanto è inutile. Federico mi rimanderà a casa, mi sono stufata. Roberto, al diavolo! Sei qui? Ti cercavo, volevo parlare con te. No, 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 non mi importa, Federico, è finita. Puniscimi, vado a chiamare mia madre. Aspetta, e la finiamo qui, no, basta. Aspetta, calmati, per favore. Ti calmi? Sono io che devo chiederti scusa. Perché tu hai cercato di spiegarmi. Perché non sei riuscita a studiare e io non ti ho dato ascolto. Quindi scusami, ti prego, e stai tranquilla, studia tranquilla. Sono certo che sei molto in gamba e supererai questo esame. Dammi un bacino. Grazie, Federico. Ramiro, Ramiro, che succede? Ma com'è possibile? Ce n'è sempre una. Ramiro! È strano, è strano. Ma tu dimmi, dov'è la custodia del mio cincillà? Come faccio a portarla nella cella frigorifera senza custodia? Oh, mamma, mi voglio ammazzare! Beh, non è il caso di esagerare, troverò un'altra custodia. Sicuramente di là ce n'è una. Oh, ma queste bestioline non vogliono andarsene e poi io ho bisogno di un po' di gratificazione. Che ti prende? Non dalle bestioline. Cosa ti hanno fatto, sentiamo? Che cosa mi faranno? Ho visto Federico abbracciare Flor, voglio morire. Stavolta mi lascerà per sempre, mamma. Che dicevo io? Che dicevo? Mentre tu giocavi con quell'ippi pulcioso, Federico e quella hanno fatto una grande festa. Queste sono le conseguenze e non dire che non te l'avevo detto. No, non mi dire così. Non mi torturare, non maltrattarmi. Che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa ci fai qui, Pedro? Sai, ho dimenticato di dirti che oltre ai soldi voglio anche un appartamento e un'auto a mio nome. E dove pensi che trovi tutti questi soldi? Ah, questo è un problema tuo. Ma se non lo fai, sai quello che ti aspetta? Sì. Come sono sfortunata! Continua a passare da un uomo all'altro. Continua! E neanche il patrimonio dei Fritzenwalder basterà a mantenere i tuoi amanti, cara! Vieni, mammina, per favore, ho bisogno di un abbraccio. Lasciami, aiutami con la faccia. Lasciami, vieni, va bene, ti aiuterò. Smettila, stupida. Vai subito a cercare una lavagna. Sì. Un leggio. Sì. Un pennarello. Sì. Sbrigati. Sì, mammina. Aspetta. Che c'è? Fondamentale. Per organizzare un buon piano, mammina ha bisogno di un bicchierino. No. Un bicchierone così di whisky con tre cubetti di ghiaccio, anzi due. Sì, forza, vai! Sì, mammina. Ramiro, che cos'hai? Niente, vattene, lasciami solo. No, che non me ne vado. Dimmi perché piangi. Che cosa gli hai fatto? Non toccarlo! Oh, poverino, amore mio. Sei una bestia, un mostro. Non trattarmi così male, non gli ho fatto niente. Parlavo con Roberta dell'esame e lui è scappato piangendo. Scappato piangendo? Avrei sgridato Roberta e l'avrai spaventata. Non l'ho sgridata. Ha alzato le mani, tesoro. Per favore, Ramiro, digli che non l'ho sgridata, ti prego. No, lui è stato molto buono con Roberta, come mio papà. Che quando non capivo qualcosa me la spiegava con calma perché la capissi. Oh, ti ha ricordato il tuo papà. Ramiro? Tesoro? Che succede? Gli manca il suo papà. Oh, guarda chi c'è, la mamma, amore. Amore mio. Flor, per favore. Oh, tesoro. Scusami, Lily. Flor. Che c'è? Vieni, per favore, dobbiamo andare a cercare gli altri per le prove dello spettacolo. Vai da solo. No, perché devo farti vedere delle cose. Quali cose? Per favore, puoi venire con me. No, ti prego, io no. Flor. Uffa, che strazio. Vediamo, vediamo. Dunque. Qui ho identificato quali sono i quattro fronti sui quali dobbiamo attaccare. Il primo, Pedro, il più complicato. Questo devi trattarlo da fidanzatino. Coccolalo, amalo, sbacciucchialo, dagli tutto. Tranne i soldi.
Perché gli amanti abbandonati quando si straniscono sono letali, è chiaro? Adesso passiamo a Lorenzo. Brutto, sporco, povero. Ma è pazzo di te? Davvero? Certo. L'unica cosa che devi fare è servirtene, amore mio. Usarlo come uno straccio vecchio, ma senza dargli troppa confidenza. E adesso, Flor. Ammazzarla? No, piccina. A Flor devi volere bene come una gemella siamese. Dalle molto amore, molto affetto e soprattutto riempile la testa di sensi di colpa per tutte le schifezze che ha fatto con il tuo Federico. E basta. E con Federico che facciamo? Grande problema. Lascia che cerchi ispirazione, non trovo niente. Federico! Federico! Oh, meraviglioso! Un gran viaggio prematrimoniale, un po' erotico. Fallo calmare, rilassare, divertirsi e nel frattempo io manovro tutti i fili da qui. Non è grandioso? Delfina, senti, hai un problemino. Nicholas non vuole vedermi più qui e a mio fratello non piacerà che io me ne vada. Perciò fai in modo che resti. Ma insomma... Senti tu, ragazzina, vediamo se riesco a chiarirti una cosa. Il fatto che Lorenzo conosca alcuni segreti inconfessabili di Delfina non significa che può tenerla e trattarla come una schiava, è chiaro? Quindi digli che di sicuro gli conviene fare un accordo con me. E che non scateni l'ira della belva o scoprirà presto chi è Mala la Torres Oviedo, vedova di Saint-Jean. Non è per cattiveria, ma ve l'ho già detto mille volte. Flor mi ha stufato, ha sempre altro da fare. Questa è cattiveria, perché lei sta lavorando. Deve fare qualcosa con i piccoli che io non ho capito. No, bene. Alla fine Clara aveva ragione. La smetti con questa storia, basta. Dobbiamo essere più uniti che mai. Dobbiamo mettere su la nuova band, insomma. Ok, fate conto che non abbia detto niente. Dov'è la candidata? Ma che ne so? È arrivata Christina Aguilera! Cos'era? Non lo so. Bene, Christina, sei pronta? Da quando sono nata? Davvero? Tieni, sentiamo come vai. Dallo a me. Ehi, guardate, ci sono avanzi di cibo, vestiti. Ma chi è che è stato qui? Beh, scendi, lo scopriremo dopo. Ora dobbiamo sentire questa ragazza. Fai quello che sai fare. Avanti, sentiamo, metti la base. Perché mi odi tanto, Peter? Eppure lo sai bene quello che provo per te. Basta, Delfina, non mi inganni più. Io ti voglio tanto bene. No, l'unica cosa che vuoi tu sono i soldi. E poi ti importa soltanto di Lorenzo. Non capisco che cosa vuoi ora da me. No, non è così. È che Lorenzo è uno sporco ricattatore e io lo odio per questo. Peter, non voglio che tu ti comporti nello stesso modo, per favore. Tu sei il mio unico alleato in questa casa, sei la mia unica compagnia. Sei la sola persona che mi fa infuocare il sangue. Non ti credo, è inutile. Per favore, Peter, dammi un'opportunità. Dammi fiducia e vedrai. Che cos'è che vuoi farmi vedere? Shh, niente, Flora. Volevo solo stare con te. Smettila. Se pensi che io sarò la tua amante segreta, ti sbagli di grosso, è chiaro? E allora diventa mia moglie. Ma che dici? Sei pazzo, Federico? E se ci vede qualcuno? No, non devo dirci. Le cose non sono proprio perché non voglio che qualcuno ci veda. Entriamo qui. Aiuto, Federico! Così nessuno ci vede. No. Smettila! No, così non mi piace. Perché non è forse quello perché che no, vogliamo? Perché non avanti. È questo che vogliamo, è una vigliaccata. No, io me ne vado. Florenzia! Non ci posso credere. Lui la baciava e tu non hai detto niente. Che potevo fare? Neanch'io stavo recitando il rosario. Pedro, aspetta che vadano al diavolo quei due. Chiedimi ciò che vuoi, ma non ti mettere contro di me. Io ti voglio bene. Mi dà fastidio fare il duro con te, però no. Anche io ti voglio molto, molto bene, Pedro. Devi giurarmi che tu starai sempre con me. Sì, te lo giuro. Amici? No, quali amici? Io voglio molto di più di questo. No, per favore, non esagerare, ricorda dove siamo. Amor, llegó la noche de los dos. Razón de amar y de celebración. Juntos tú y yo hasta que ilumine el sol. Escúchame. Ser tuya nada.
Brava! Molto bene, brava. Brava, grazie, davvero, grazie. Mi hai sorpreso. Allora, cosa ne pensi? Che ne dici? Ti è piaciuta? Sì, 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 mi è piaciuta bene, molto. Bene, che pensi? Che mi prenderete? Vedi, beh, sai, noi dobbiamo fare una riunione, pensarci, vedremo. Mi piacerebbe tanto entrare nella band, io sono nata per questo, per lo show business. Ora non emozionarti, perché sai come sono i casting. Beh, possiamo sì, sceglierti, come possiamo non sceglierti. A te come va con Paloma? È finita. Ti sei lasciato con Paloma? Sì. Beh, allora ora accetterai il mio invito a uscire insieme e mangiare fuori o fare quello che vuoi tu. Cosa? Ho alcune cose da... da fare e molte altre da studiare. Ciao Lorena, è andata benissimo, dopo ti racconto questa sera? Va bene, a dopo, un bacio, ciao ciao. A che punto siete con la scenografia, ragazzi? Bene, è bellissima. Incredibile, sì, è geniale. No, perché sono di parte, ma ho sbirciato un pochino e ci sono delle cose divine. Bene, bene, meglio così, perché domani si va in scena e tutto deve essere perfetto, impeccabile. Sì. Per esempio, la coreografia con Amélie va bene? Sì. E i costumi dove sono? Dovete pensare anche a questo. È molto importante. E Malala, Malala dov'è? Deve essere qui. Malala, dobbiamo... Eccola, eccola Malala, pronta per fare le sue cattiverie. Bene, meno male Malala, tra 5 minuti cominciamo. 5? Allora, fate una pausa. Possiamo fare tra 6? No, solo 5. Mi hai sentito? Ho detto 5. È terribile, Martin, è efficiente, ma a volte cambia umore di colpo. Già. Perché mi guarda così? Ho qualcosa che non va? No, al contrario. Sei così bella, tesoro. Ma così bella. È così buona. Prima dicevo a mamma quanto tu sia buona e generosa e... Mm-hmm. Che peccato aver perso tutto quel tempo a litigare per delle stupidaggini. Un grande peccato, è vero. Perché non le dai il regalino? No. Che regalino? Guarda, questa l'abbiamo scelta pensando proprio a te. Spero che ti piaccia. No, che cos'è questo? Una stola per l'estate? No, per l'estate no, per tutto l'anno, amore. È un regalino che ti fanno tua sorella e la tua vicina mamma. No, grazie mille, ma mi fa impressione mettermi addosso un cangurino che potrebbe saltellare con mamma canguro e con papà canguro. Non mi piace mettermi addosso un animaletto per proteggermi dal freddo. Questo è un visone, tesoro, un visone, non un cangurino. Lo capisci? La mucca ci dà il latte ed il visone ci dà la sua pelliccia per coprirci quando è inverno. Non essere testona, sì, dai, ma... provala. No, mi fa impressione. Ho già tutti i maglioni di alcune pecore che sono ancora vive, però questa no. Ma grazie per aver pensato a me, davvero. Ma figurati, noi pensiamo sempre a te, Fla. Certo. E al grande valore insito nella fratellanza. Sì. Un fratello ha il tuo stesso sangue e questo è un legame indissolubile. Il più forte è la lealtà. È l'amicizia. Ognuno dei due sa che un fratello mai, ma proprio mai, potrebbe tradirti. No? Mm-hmm. Certo, un fratello mai, mai ti tradisce. Mm-hmm. Vuol dire questo? Dai, spiegamelo! Flor! Flor! Dove sei? Ehi, sei in un altro mondo? No, ci sono, smettila! Che ti prende? Non lo so, non faccio che pensare che Federico vuole lasciare Delfina e sposarsi con me. E quando ci siamo baciati l'albero si è riempito di fiori, che devo pensare? Niente! Non pensare niente! Questo è il famoso segno che stavi tanto aspettando! Quale segno? Nessun segno, Delfina è mia sorella! Vediamo, vediamo se ci capiamo. Beh, se Delfina, ma stai attenta a Lala. Ascoltami, ma credi che lei avrebbe tanta considerazione di te e non ricordi più quello che ti ha fatto? L'hai scordato? È lei mia sorella, è mia sorella, è cambiata. Da quando siamo sorelle lei è buona con me, non lo capirai mai. Non lo capirò mai, perché essere una iena nella natura di Delfina dimentica tutto. Flora, attenta a Lala, dimentica tutto e sii felice, te lo chiedo per favore. Non è solo questo, beh, ma c'è di mezzo anche Ariel, poverino, quindi io... Oh, che coincidenza! Scusate, me ne vado alla toilette volando. Beh, ti ho chiesto di lasciarci da soli. Addio, amore, addio. Amore mio, no, non ti ci vedo come sorellastra brutta. Togliti e cattiva. Quella parola dalla bocca, amore mio. Amore mio, cancellalo automaticamente. E non sono sorellastra, sono sorella. Sorella, sono sorella della tua fidanzata. La mia fidanzata cambierà? No, no. Non cambierà. Cosa credi? Che noi saremo amanti? C'è anche Ariel, non te lo dimenticare. Non me lo nominare. Come sarebbe?
Non eri contento del nostro matrimonio? Ci avevi dato la tua benedizione, eri felice, lo trovavi divino, stupendo. No, non ero affatto felice, stavo fingendo. Non mi sposerò con Delfina, mi sposerò con te e che non si discuta più. Ma che ti credi, che puoi parlarmi come se fossi un'impiegata, una socia? Grosso errore. No, questa è la mia ultima parola e non cercare di convincermi, inutile. Ah no? Lo vedremo. Ramiro, mi preoccupa ancora. A volte penso che dovrei lavorare, dovrei fare qualcosa per potermi occupare meglio di Ramiro, capisci, Franco? Sì, sai che vorresti fare? Sì, la giornalista. Ah, lo adoro, ho studiato un po' di giornalismo, ma ho dovuto lasciarlo per le belle arti. Ma è un lavoro che posso fare. Che vuoi che faccia? Mio fratello vuole avere i soldi ora, adesso. Ma io non posso dargli altri soldi. Non si può fare tutto in una volta. Bisogna andarci piano. Va bene, se ne accorgerà. Va bene, spiegalo a lui, non a me. È fatto così. Ma poi i soldi ce li avevate. Ti va di prendere un tè, così parliamo e mi aiuti a pensare un po'? Ti va? Ah, peccato. Dici sul serio? Sì. Mi sono già messo d'accordo per uscire con Nicholas. Ah, andiamo. Uscite già? Sì, sì, sono pronto. Dobbiamo uscire con due ragazze. Due belle ragazze, quelle con cui usciamo questa sera. Va bene, allora magari chiedo a Mattia su un consiglio. Giusto. Certo, sì. Va bene. Bene, andiamo allora. Muoviamoci, con le ragazze ci stanno aspettando. Divertitevi. Ciao. Sì, ci vediamo. Ciao. Ci divertiremo un sacco. Ciao. Un sacco. Accidenti, Ramiro, non sapevo che ballassi. Dai. Ma balli benissimo, balla ancora. No, no, ti prego. Ma dai, sul serio, così dimentico le mie preoccupazioni. E perché? Per tutto, per il mio esame, per Flora e Ariel. È folle che Federico lasci che si sposino. Dovremmo pensarci noi, come sempre. Puoi contare su di me. Guardate che invenzione. Uno, due, uno, due. No, rifacciamolo. Così. Uno, due, uno, due. Ah, adesso ho capito. Se vinco la PlayStation 2, 5.000 pesos per la golosina che ho inventato per il concorso Billiken, non gliela presto certo a Roberta. E Ramiro lo odio. Non posso, vieni qua. La ragazza mi vedrà e se ne andrà, si spaventerà e io non voglio. Ma smetti con questa paranoia, smettila e rilassati un po', così, rilassati, così, spettinati un po' e sorridi, sfrontato, così. Dai. Sorridi, su. Siediti, sì, siediti. Siamo qui per stare con due mie amiche. Stare, sì. Se c'è sintonia restiamo, se non c'è ce ne andiamo, va bene? Va bene. E come si chiama? Come si chiama la ragazza? Perché io non posso dirle solo ciao, devo dire ciao Silvia, calmati, Natalia, qualcosa. Non lo so come si chiama, è un'amica di una mia amica. No, un'amica. E anche lei sa il tuo nome, quindi siete pari. Va bene. Eccola là, Lorena. Quella è la no, mia. No, è la mia. Ciao Lorena, sei molto bella. Grazie. E lui è mio fratello gemello Nicholas. Ciao. Lorena. Come stai? Bene, bene. E la tua amica? Sta per arrivare. Ah, bene. Eccola. Sì, Che cos'è questo? Che cosa succede? Che cosa ci fai qui? Che ci faccio? Ho detto che avrei fatto di tutto per convincerti a sposarmi. No, apri subito quella porta. Hai ragione. No. Allora dammi la chiave che l'apro io. No, no. Dammi la chiave. No, no. Attenta, no, attenta, attenta. No, dammi quella chiave, ho detto. Mi è sei caduto. Sei pazzo, Federico. Sì, sono pazzo. Pazzo d'amore per te, completamente pazzo. Però te. Questo non è possibile, lasciami. Sì, è possibile, voglio sposarti, voglio vivere la mia vita con no, te. No, no, metti il tuo cuore in una ghiacciaia, questa storia è impossibile. Non voglio mettere il cuore in una ghiacciaia ed è per questo che voglio rischiare per la nostra storia, credimi. Non mi interessa, hai capito bene? Non mi interessa. No, sorellina mia, sei lì, sono Delfina. Che
Così avevi molto da studiare, baby? Sì. Ma a un certo punto avevo bisogno di aria e lui mi ha detto devi uscire perché l'aria sta fuori. Che bella scusa. Ci perdonate un momento, ordinate se volete. Un attimo. Con permesso. Mi dispiace, Nicolas, purtroppo non sapevo che Valentina fosse l'amica della mia amica. Certo. Mi invento una balla e andiamo via. Se vuoi ce ne andiamo, No, 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 va bene, siamo venuti a bere una cosa, beviamola. Va bene. Vuoi rimanere allora? Restiamo e ci accontentiamo di quello che c'è e basta così. Benissimo, sì, sì, benissimo. Dai, rilassati, c'è una forza. E ricorda il sorriso. Certo. Lorena, da quanto tempo non ci vediamo? Ti ho già detto che sei molto, molto bella. Eh sì, bevi qualcosa? Sì, un bicchiere d'acqua. Non preferisci qualcosa di più forte? Solo un po' d'acqua. Nicolas, questo è very funny, sì. No? E anche very romantic. Sì. And very crazy and very... Very, very che cosa? Difficile, è quello che vedo, no? Già, sì. Sì, è il momento di dirgli la verità. Sì, sì, sì. Sei pazzo, no? No, stai, no. Zitto. Lor, sei lì? Sì. Sì, sono qui, sì. Che cosa c'è, Delfina? Posso entrare? No. No, perché sei occupata? Sì, 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 sono occupata. Che succede? Che mi invento, adesso? Sono con Ariel. Delfina, hai sentito? Sono con Ariel, per questo non posso aprirti. Va bene, non ti preoccupare, io volevo... Mi sento un po' strana e... Federico è così distante, mi preoccupa e volevo parlarne, ma non ti preoccupare. Lo faremo domani. Va bene, ne parliamo domani. Dormi bene? Ti odio, falsa di una flor. Ti voglio bene, sorella. Perché non mi hai lasciato dire che c'ero anche io? Lo so già, perché vai via di qui. No, non me ne vado. Aia. No, non posso, ho buttato la chiave dalla finestra, ti ricordi? Beh, allora esci dalla finestra. Non ci penso proprio, come faccio a uscire? Florenza, buttati ci sono almeno 5 metri. Non ti succederà niente, chiederò alle mie fatine di aiutarti. Non voglio andare via. Va bene, allora me ne vado io. No. Salti oppure no? Va bene, me ne vado. Allora, tieni. Che agilità. Mettiti a pensare a come farai a uscire domani. Per lavorare. Beh, cercherò una scala, non so. È un problema mio come farò a scendere da qui. Nel frattempo vattene, forza! Dammi un bacio. No. Stai lontano. Dammi un bacio, per Federico, favore. Smettila. Soddisfa l'ultimo desiderio di un moribondo che sta per cadere e spaccarsi la testa. Te l'ho già detto, non succederà niente. Federico. Sognami. Oh, santo cielo. Quasi muoio. Tu sognami, amore. Oh, me lo mangerei di baci quando dice così. Perché è così carino? Perché lo amo tanto? No. Oh, ho dimenticato di parlare con le fatine, stai bene? No. Allora non avete provato per niente? No, no, no. Come sempre Flor ci ha dato buca. Occhio come parli di mia sorella. Va tutto bene con Flor, ma si trascura. Avrà i suoi problemi, certo. Che ti prende? Stiamo parlando. Mi è sembrato che ci fosse qualcuno, ma sarà questo posto che di notte mi spaventa, perciò ti andiamo spaventa? Via. Ma ci sono qua io, pronto a tutto lo per so, te, dai, amore. Paura sì, lo stesso. È arrivato Rambo. Non perdi la testa solo perché è attaccata. Sai, ce l'ho attaccata da quando ero piccolo e... No! Che succede? Perché avete gridato? E tu che ci fai qui? Quella disgraziata di Flora era con Federico, ne sono certa! Amore mio, cosa ti dice sempre mammina? Di essere vigile e tenere gli occhi aperti. E tu dov'eri? Da un'altra parte. Ed ecco qua le conseguenze. Non mi dire così, non maltrattarmi, non mi torturare. Dimmi che cosa devo fare, aiutami per favore. Stanno tutti i giorni appiccicati davanti ai miei occhi. Sì, va bene, basta. Attenta al mio bicchiere. Adesso dobbiamo stringere il cerchio, tesoro. Sì, stringiamo. È molto facile convincere Flor. Tu devi parlarle dei legami di sangue indistruttibili, di quanto sarebbe terribile un tradimento. E così l'avrai in pugno, amore mio. Questo è tutto. E con Federico cosa faccio? Ah, questo sì che è più difficile. Perché adesso questo ragazzo è più deciso che mai. Guarda. Che cos'hai, Federico? Che cosa combini? Cos'è successo? È che la... La pompa dell'acqua della nostra piscina si è rotta. Io l'ho cambiata perché tra poco arriva il caldo e... Non osare trattarmi come se fossi un imbecille. Federico, dimmi dov'eri. Non alzare la voce mai più.
con me. Non trattarmi come se fossi un idiota, imbecille! Io voglio che mi rispetti, perché se vengo a sapere che stai con Flora, io giuro che ti uccido! Ti ammazzo! Così no, amore mio. Stai sbagliando tono. Così non vincerai. Usa un altro tono. Cosa ci fai? Ma cosa hai qui? In testa? Sei fuggito da casa? Chiamiamo la polizia e diciamo che questo ragazzo è scappato. La smettete con le idiozie, eh? Non sono scappato, no. Sono uscito dal carcere perché ho scontato tutta la pena, ecco tutto. Ah, sì? Non mi guardate così. So che mi sono comportato molto male. Lo riconosco, ma è stato un errore per il quale io ho già pagato. Vi giuro che ora sono più inoffensivo di un angioletto appena nato, ragazzi. Certo, forza. E cosa ci fai qui? Si può sapere? Giulia mi ha fatto stare qui e mi ha chiesto di non farmi vedere perché voi eravate arrabbiati con me. Ma sentilo, chissà come mai, eh? Tu cosa ne pensi? Se non era per lei, i tuoi amici ci rubavano tutto. Va bene, ma questo è il passato. Mi sono pentito, ho pagato, tutto. Comunque non vogliamo vederti da queste parti. Gira al largo da qui. Sì. Ah, ma guarda chi c'è, l'hai portato tu, questo tizio? Scusami, mi hanno scoperto. Siete arrabbiati e avete ragione, ma... Però non sapeva dove andare. E lo hai portato qui per rubarsi quello che non si è rubato la volta scorsa. Ma è così, mi ha giurato di comportarsi bene. Vi prometto che non succederà niente, davvero. Ma per favore, acqua in bocca, perché se lo sa mio padre sono morto. Potreste essere un pochino più gentili, che ne dite, eh? Guarda che entusiasmo che hanno, eh? Sì. Vediamo, metti il braccio qui, metti questo qui, e questo qua... E... Nicolas, non dobbiamo imitarli per forza. E che siamo venuti a fare? A fare... Ma tra di loro è una cosa passeggera, nient'altro. Io non ti voglio per quello, capisci? Io no, ma non importa, dobbiamo farlo, facciamolo, togliamoci di dosso questo peso, questa pressione. Non rovinare questo momento, ok? Va bene. Scusami. Andiamo, dai, forza. Ecco fatto. Ora andiamo. Ci siamo. Siamo pronti. Lo so, sei nervoso per via della band. Beh, non fatti problemi perché ti dimostrerò che Valentina is wonderful. Ah, sì, sì, va bene. Ma non dobbiamo mischiare il lavoro con il personale. Non è bene. Le acque hanno bisogno di stare separate. Devono scorrere il più lontano possibile. Sono sicura che esiste qualcosa che mi permetta di realizzarmi e al tempo stesso di occuparmi di Ramiro. Ma non so se... sia chiedere troppo. No, non direi proprio. Se vuoi cambiare lavoro, però... Cioè, se non vuoi più continuare a occuparti di moda, forse dovresti accettare i soldi dell'eredità di tuo marito. Preferirei evitare il tema. D'accordo. E ti consiglio di fare più attenzione al gioco, perché sto per fare scacco. Stai imbrogliando, di la verità. No, niente imbrogli. Siamo tornati. Ah, gli scacchi. Ah, come va? Com'è andata l'uscita ai due bambini? Bene. E a lui meglio che a me. No, bugiardo. Lui con quella bella faccia vince sempre. Ah, Franco il vincitore. E che cosa hai vinto oggi? Molta stanchezza, nient'altro. A domattina. Vieni, no, voglio vieni, dormire. Raccontaci, dai. È lui che è modesto, ma voi non immaginate che ragazza ha conquistato. Era stupenda. Oltre ad aver trasformato il mio ramo in un albero di Natale, mi lascia anche chiusa qui dentro. Dovrò saltare da quella finestra, rischiare di spiaccicarmi e dopo andarlo a cercare. Ah, ma mi sente? Stavolta è esagerato. Che ci fai qui? Che ci fai qui? Non ti azzardare ad entrare e dammi quella chiave. Stavo per mandare le mie fatine ad abbattere la porta e a ucciderti. Mi dispiace molto, ma io sono il principe del quartiere e tu sei la mia principessa. E per errore ho dovuto lasciarti rinchiusa in questa torre, ma non volevo. Non ora sono qui per salvarti. No. Risparmiami stupidaggini da favoletta a cui tu non credi, perché se fosse così io lo capirei. Smettila, è un'ora che stacco cera dal pavimento. Però ti è piaciuto? Ti è piaciuto? No, io sono tutto ammaccato e dormante. E invece tu ti sei molto divertita, moltissimo. No, non toccarmi! Parliamone dopo, dobbiamo fare la recita. E dobbiamo uscire. Sì. No, ma come ti permetti? Ma cosa... No, è più bello di un principe vero, santo cielo. Però non capisco. Io e Federico siamo amanti. Tu e Federico cosa?
No, Delfina, hai capito male, perché io stavo parlando di un'altra cosa. Di cosa? Di... ma è ovvio! Dello spettacolo teatrale, della recita, perché io sono la sorellastra e lui è il principe, cioè il principe lo fa Federico. Sì. Visto che la sorellastra vuole sempre stare con il principe, allora io dicevo, cosa saranno, amanti? E questa deve essere la parte che hai sentito tu, capisci, amanti? Va bene, è chiarissimo. Possiamo parlare un momento, per favore? Sì. Voglio chiarire una cosa. No, no, siediti lì, siediti lì. Mi piacerebbe che... leva questa porcheria. No, dammelo, è mio. Santo cielo. È ovvio che tra te e Federico c'è stato qualcosa una volta. No, è finita, abbiamo rotto. Quello è finito per sempre. Sì, comunque si vede che tu provi ancora qualcosa per lui. Io mi fido di te che sei mia sorella, ma... Ma niente, credimi, non succederà mai più niente con Federico. Io te lo giuro. Siamo oneste, ma molto oneste. Io metto le mani sul fuoco per Federico e metto le mani sul fuoco anche per te. Per questo non sopporterei un tradimento da parte vostra. In questo sono una persona molto corretta. Beh, quando ti ho beccata vinghiata a Pedro, mica tanto. No, quella è un'altra cosa, perché mi ero lasciata con Federico. Ero sola, ero confusa. Ho fatto quello che ho fatto senza pensare, ma io sono fedele al mio uomo. E spero che tu e Federico la pensiate allo stesso modo, specie ora che sei mia sorella. Sì. Sì, sì, puoi... stare più che tranquilla. Se poi invece tu mi dici che ogni volta che vedi Federico ti si spezza il cuore in mille pezzi e che sei innamorata di lui, allora per quanto muoia di dolore io mi farò da parte. No, ma che dici, Delfina? Non pensare che io... È che io Federico lo amo e non potrei tradirlo mai e tantomeno accettare un suo tradimento. Stai tranquilla che tra di noi non succede e non succederà mai più niente di niente. Grazie. Mille grazie, sapevo che potevo confidare su di te, sorella. Andiamo? Sì. Andiamo. Sorellina. Beh, contento tesoro di conoscere la scuola dei ragazzi. Sì, mamma, speriamo vada bene. Andrà molto bene, vedrai. Buongiorno. Mangia. Che fortuna, è rimasto del caffè. Sì. Lo sai, Ramiro? Lo zio Franco si è fidanzato. Con quella faccia addormentata, una deve essere pazza per stare con lui, no? Vado a dire a Roberto di sbrigarsi. Forza, corri, corri. Non sfottermi davanti a tuo figlio. Se vuoi convincerlo che tra di noi non c'è niente, fallo senza esagerare, per favore, va bene? Calma, ma che ti prende? Niente, Amelie. Perché sei così di cattivo umore oggi? Non ho niente. Ah, niente? Perfetto. Lascia stare. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Molto bene. Bene. Ho cercato qualche dato per il tuo progetto. Ah, geniale, dimmi tutto. Beh, in questo caso vi lascio soli, perché se è geniale, deve essere un segretuccio tra di voi, giusto? A dopo. È una mia impressione o è di pessimo umore oggi? Lascialo, lascialo, i postumi di una serataccia. Andiamo, ragazzi, il pubblico è già lì impaziente, vi sta aspettando. Che questa roba pesa poco. Un momento, torno subito. Cosa faccio? Dimmi, cosa faccio? Di che parli? Di cosa parlo? Ho aspettato come uno scemo che mi chiamassi. Non sei stata capace di fare il mio numero. È vero. Eri troppo impegnata per le tue cose, sono no? Sono stata molto impegnata, sì. Stavo seguendo la recita dei ragazzi. E... smettila, Ariel. Non puoi assillarmi. Ascoltami. Io ti chiamerò. Non fare prendermi così. In giro, Flora. Non lo faccio. Non prendermi in giro. Io insisto, insisto, ma mi sento un deficiente. Tu non ci sei. Beh, hai ragione. Hai ragione, perdonami. E perdonami, facciamo così. Io vengo a prenderti in negozio e parliamo un po', va bene? Appena finita la recita ti raggiungo. Ti aspetto, ma niente scuse. Sì, sì, verrò. Ciao. 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 Allora, viene detto? Basta, io non voglio più stare dietro ai tuoi continui cambiamenti di idee. Tu vai e vieni. Non ingannerò mia sorella. È una brava persona, è generosa, è umile, è fedele. E non la tradirò, quindi smettila. Dammi che ti aiuto, Ramiro. E a me? E a me?
Dai ragazzi, passate di qua, forza, venite. Ma che moltitudine. Salve, signora Domenech. Bene, salve. Benvenuti nel teatro della scuola. Salve. Vi voglio chiedere, per favore, di non lasciare le vostre cose dovunque e di fare molta attenzione e di sbrigarvi e di cominciare in orario. Mi ascolti, signora Domenech, devo dirle con tutto il rispetto che merita di non disturbare i miei attori, capito? Che? Certo. Bravo. E il direttore? Quello che voglio dire è che non deve distrarli, devono concentrarsi per ripassare le parti, sa com'è. E poi ciò che è extra artistico lo venga a dire a me, che sono il regista, che poi lo comunico a loro. D'accordo. Bene, bravo. Molto bene, Marti. Sì, molto bene. Va tutto bene, non c'è problema. Sì, vengo, vengo. Adesso ce l'ho io una domanda da fare. Dove sta il mio camerino? Mettiti pure in qualsiasi sarcofago che trovi in giro, vecchia. Mettitici tu, rotolo di ciccia. Sei una stupida. Stai zitta, deficiente. Pensa solo a se stessa. Ippopotamo. Dov'è il nostro camerino, amore? Ma che fai? C'è mia sorella, sua madre e un sacco di altra gente. E poi non va bene che un ghiacciolo scongelato si trasformi in una caldaia rovente. No, questo non ti si addice. Flor. Qualcuno ha visto il costume che devo mettere all'ultimo atto? Ce l'ho io, amore. Se vuoi posso aiutarti a cambiarti, bella principessa. Non è inopportuno. Qui è pieno di gente. Ma io muoio dalla voglia di darti un bacio. Vuoi dirmi qual è il problema? Va bene, ma aspetta che finisca questa penosa recita e poi giuro che ci incontriamo da qualche parte. Che facciamo, ragazzi? Vogliamo provare un po'? Sì, perché no? Io voglio suonare la batteria. Anch'io. Ehi, dove sono finiti i nostri strumenti? Ma dove li avete lasciati voi? Erano qui. Sono spariti. Piro ha rubato gli strumenti. Flori! Che c'è? Non sai per caso che cos'ha Federico? No, perché? Perché non mi guarda neanche, per questo non volevo venire. Mi ignora del tutto. No, deve essere... Beh, sarà solo nervoso perché deve recitare. In più, deve fare il principe. È proprio lui che sembra uno spaventapasseri. E penso che sia questo che lo rende nervoso. Sarà questo, sì. Il fatto è che io lo amo tanto. Lo amo tanto, tanto. E temo che lui non provi la stessa cosa per me. No. Anche lui ti ama. Davvero? È innamoratissimo di te. Sì. Non vedi come ti ammira? Gli occhi gli si illuminano come due stelle quando ti guarda. Sì. Beh, ora devo andare a sistemare la zucca. Ah. Scusa. Sì. Brutta bugiarda. Ti piace come è venuta? Divina, una scenografia divina, una porcheria come non se n'era mai vista una uguale. Ma però da dietro si vede molto meglio, è più grande. No, dietro non ci posso venire, devo andare a mettermi il vestito. Prego, Pedro! Dai soltanto. Pedro! Ti prego. Pedro, per favore, no, no, adesso. Se non fosse per Delfina che è così innamorata di Federico, giuro che. Non ci posso credere, la cinta mi uccido, se l'ho persa. Dov'è? Ah, eccola! Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina, y sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará, y él arrastrando